Emergenza siccità nella zona del Po, i settori agricolo e della pesca sono in grave difficoltà. Vediamo tutto nel dettaglio. Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia. In questo Focus Agricoltura parliamo della siccità, un'emergenza che continua a farsi sentire nel nostro paese e che sta avendo gravi ripercussioni sui settori produttivi italiani. E a peggiorare la situazione c'è anche un altro problema che riguarda il Po. Infatti aumenta sempre di più il cuneo salino del fiume, ovvero quando l'acqua del mare si sposta nell'entroterra attraverso il sottosuolo, creando una separazione tra acqua dolce e acqua salata. E proprio a causa di questo fenomeno, le acque del Po non possono essere utilizzate per l'irrigazione nel settore agricolo. Ma non solo, l'alto tasso di cuneo salino mette in difficoltà anche il settore della pesca, con allevatori di molluschi, ostriche e cozze che rischiano di perdere fino al 30% di fatturato. Insomma, la situazione è abbastanza grave, visto che neanche la barriera antisale costruita sul fiume Adige è più in grado di bloccare la risalita dell'acqua marina verso il Po. Di conseguenza, a seguito delle scarse nevicate e dell'emergenza siccità dichiarata anche per il 2023, è bene indirizzarsi verso colture che necessitino di poca acqua e potenziare le tecniche di irrigazione, anche se molti agricoltori si vedono costretti a diminuire il numero dei campi coltivati o addirittura a lasciarli incolti. E per ora è tutto, al prossimo Focus. Radio UCI Focus.